musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo. Romagna, finalmente un sorriso. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Finalmente un sorriso.
Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera al pubblico presente, al pubblico numeroso che ci segue da remoto. Benvenuti a questa edizione del Meeting 2021, di nuovo in presenza. Il coraggio, direi io, di nuovo in presenza, ma anche con la possibilità di collegarsi a remoto, quindi anche utilizzando tutte le opportunità che ci sono state date dall'esperienza drammatica della pandemia che abbiamo vissuto. Benvenuti in particolare a questo dialogo Vivibilità e accessibilità alla città inclusiva. Da ormai 2 anni il meeting sta riflettendo sulle città. Abbiamo iniziato nel 2019 a tentare di capire l'esperienza del social housing nel nostro paese. L'anno scorso abbiamo parlato di rigenerazione urbana e oggi portiamo a termine un po' questa prima parte del percorso, perché seguendo questo filo rosso di che cos'è che rende una città inclusiva e non esclusiva, che cos'è che rende la città di noi, di un io che può, per stare sul titolo del meeting e per riprenderlo anche in questo incontro, che partendo da una responsabilità personale di cittadino, di politico, di operatore, costruisce qualcosa che non è solo per sé, non è la città degli individui, ma la città di soggetti che si trovano, che hanno relazioni, che vivono insieme. E questa sfida delle città è diventata ancora più importante e rilevante dopo la pandemia. Sicuramente la pandemia, ne parleremo con i nostri ospiti che fra pochi secondi vi presenterò, sicuramente la pandemia ha portato un'ulteriore riflessione su che cosa vuol dire vivere nella città, ha portato anche un dibattito per certi versi discutibile sul fatto del ritorno a vivere nelle città piccole, nei villaggi, nei paesi, come se fosse possibile una inversione di tendenza rispetto a quello che avevamo visto negli ultimi anni, con un ritorno alla vita nelle grandi città, un grande sviluppo delle città. Quindi ha portato a un'accelerazione di procedure e di procedimenti, come in altri settori della vita economica del nostro paese, non solo del nostro paese. La pandemia ha portato a un'accelerazione e una riflessione, cioè che cosa vuol dire costruire una città a misura d'uomo, qual è la sfida che attende le grandi città per evitare che le contraddizioni, la fuga, selezione degli abitanti dovuti ai costi spesso inaccessibili, che sono le esperienze di alcune grandi eppure affascinanti metropoli europee, mondiali, colpisca anche le altre città, le città medie e in particolare le città italiane, che hanno sicuramente una storia originale. Qual è il ruolo che devono avere per impedire questa, che con un termine che viene dall'esperienza anglosassone si chiama gentrificazione, quindi la città, ripeto, che diventa esclusiva e non esclusiva? Qual è il compito che devono assumersi gli operatori, gli urbanisti, gli architetti, i politici locali, i politici nazionali? Questo è il tema su cui vogliamo discutere oggi, confrontandoci non con un pensiero teorico, ma con delle esperienze già in atto e con delle riflessioni che partono appunto da esperienze fatte in questi anni dai nostri ospiti nei campi e nei settori di loro appartenenza.
e sono molto, molto impaziente anche di presentarvi i nostri ospiti, che sono veramente autorevoli e quindi il dibattito si prospetta più che interessante. Sono qua con me Irene Tinagli, Presidente della Commissione dei Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, con una vasta esperienza anche di studi internazionali, grazie. Al mio fianco, ancora in presenza, alla mia sinistra, Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Milano Sesto S.p.A. Buonasera. E poi in collegamento, e li ringrazio per la loro partecipazione, Antonio De Caro, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e sindaco di Bari. Carlo Ratti, architetto, ingegnere, docente presso la Massachusetts Institute of Technology, che ringrazio anche lui per la sua partecipazione. Bene, allora partiamo subito e iniziamo a coinvolgere innanzitutto i nostri ospiti che sono in collegamento, per poter dar loro la possibilità di intervenire immediatamente, con inizio quindi dal sindaco De Caro, a cui pongo questa domanda sul ruolo della politica locale. Negli anni scorsi più volte si è detto, soprattutto nelle politiche urbanistiche, che i comuni, la politica locale era sprovvista di una capacità, di un potere di interloquire in modo realistico con i grandi operatori immobiliari e quindi di essere lei stessa protagonista dei grandi sviluppi e delle grandi trasformazioni delle nostre città. Ora la situazione sembra essere cambiata sotto due aspetti. Innanzitutto perché stanno arrivando, arrivano i soldi del recovery, quindi ci troveremo ad avere molte città, si troveranno molte città capaci di fare progetti, si troveranno ad avere finanziamenti, si troveranno ad avere risorse e potranno così interloquire meglio e in modo più realistico e anche autorevole da certi punti di vista con i grandi protagonisti delle trasformazioni immobiliari. Questa assenza di protagonismo della politica locale aveva portato a volte in un rifugio un po' nel rifugiarsi nella pianificazione, nella iperregolamentazione dei nostri piani urbanistici, come se fosse una difesa rispetto allo sviluppo delle città. E questo ha portato e porta molte polemiche, un grande dibattito. E quindi chiedo subito al sindaco De Caro come vede appunto il protagonismo della politica locale in questa nuova fase, come vede come vede un pensiero di sviluppo sulla città, a partire naturalmente dalla sua città, Bari, una grande città del sud dell'Italia, dopo la pandemia. Quali sono i punti di politica urbanistica che vi vedranno più attivi? Ricordo che il sindaco De Caro ha anche una grande esperienza in materia di trasporti, essendo stato, mi sembra di ricordare, assessore ai trasporti nella giunta regionale, e quindi come vedi anche questa connessione dell'inclusività rispetto al problema dei trasporti, delle connessioni nelle città, nelle nostre città e in particolare nella sua. Grazie sindaco. Grazie a voi per l'invito. Mi dispiace non essere presente al meeting, avrei volentieri, come è successo altre volte quando sono stato presente con voi, vissuto molto volentieri il clima del meeting e avrei colto l'occasione per salutare il mio amico sindaco di Rimini Ignassi. Sono purtroppo però impegnato in un convegno organizzato da Avvenire oggi a Castellaneta Marina tra due ore in presenza e ho chiesto, diciamo, accoglienza a Castellaneta per potermi collegare da remoto. Le città sicuramente storicamente rappresentano un nodo dove si intrecciano i grandi problemi dell'umanità, ma sono anche il luogo dove si elaborano poi le strategie più efficaci, più efficienti per risolvere questi problemi. Abbiamo vissuto anni in cui le città sono state laboratorio di cambiamento e di innovazione, dove sperimentare delle politiche all'altezza delle grandi sfide del nostro tempo. Penso alle disuguaglianze economiche, al cambiamento climatico, ai nuovi equilibri sociali.
e gli studiosi avevano elaborato delle strategie, penso agli atti del convegno della conferenza Habitat 3, al patto di Amsterdam. Mentre lavoravamo a queste strategie è arrivato il Covid, come è stato ricordato nell'intervento che mi ha preceduto. E sono cambiate ovviamente le strategie, forse una parola, resilienza, di cui avevamo abusato nel passato, è diventata un termine di attualità, perché tutte le città hanno dovuto cambiare la propria organizzazione. Proviamo a pensare ai trasporti a cui abbiamo fatto riferimento prima. Negli atti di quei convegni internazionali tutti dicevano che bisognava favorire il trasporto pubblico, il trasporto collettivo, invece rispetto al trasporto privato. Quindi l'obiettivo dei sindaci era quello di trasferire quante più persone possibili dall'utilizzo del mezzo privato all'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo. Poi con il Covid ci siamo ritrovati a dover ridurre il numero delle presenze sui mezzi di trasporto collettivo, con il distanziamento di un metro, la capacità di trasporto prima ridotta al 50%, poi con il tempo all'80% con l'utilizzo della mascherina. Questo è accaduto, quindi abbiamo dovuto ricalibrare sicuramente le attività e le strategie. Perché bisogna ripartire dalle città? Bisogna ripartire dalle città perché storicamente, quando abbiamo avuto dei problemi nel nostro paese, si è ripartiti dalle municipalità. Ora, senza tornare al periodo del Medioevo e del Risorgimento, storicamente è dimostrato che quando il nostro paese ha dovuto affrontare periodi difficili e affrontare la ripartenza è avvenuta dai municipi. Poi perché i comuni spendono il 25% delle opere pubbliche, già prima della pandemia, il 25% della spesa complessiva del nostro paese è una spesa che riguarda le attività di 8.000 stazioni appaltanti, che sono i comuni del nostro paese, che hanno la capacità di spendere velocemente, in maniera equilibrata e distribuita su tutto il territorio, rispetto a interventi importanti però concentrati in alcune parti del territorio, come fanno altri investitori pubblici, come per esempio le Ferrovie dello Stato o l'ANAS. E questi dati non sono dati dell'Associazione Nazionale dei Comuni, sono i dati rispetto al 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono dati statistici dell'ultima relazione della Corte dei Conti, che ha dimostrato che anche nel 2019, mentre tutti gli altri investitori pubblici riducevano la spesa pubblica rispetto alle opere pubbliche, i comuni avevano un incremento di spesa di circa il 30%. L'altro motivo è legato al fatto che i temi che sono stati individuati dalla Comunità Europea per finanziare il PNRR, digitalizzazione, contrasto alla povertà e transizione ecologica, sono temi, sono linee di indirizzo che sono nella competenza dei comuni. E poi c'è l'attività dei sindaci, della politica locale, era il tema della domanda. La politica locale ha dimostrato di essere l'istituzione di prossimità, il terminale più esposto dalla Repubblica, come dice spesso il presidente Mattarella. I sindaci hanno dovuto custodire nel periodo del Covid contemporaneamente le paure dei propri concittadini, ma anche le speranze nel periodo della riapertura. Pensate alla scelta dei sindaci di bloccare le ordinanze, nel senso che in maniera rivoluzionaria, quasi la prima volta nella storia della nostra Repubblica, una figura istituzionale, il sindaco, decide di lasciare il proprio potere di ordinanza, quindi una propria competenza, quella per il contrasto al Covid, perché il sindaco è autorità sanitaria locale, la lascia nella disponibilità dello Stato per poter contrastare il Covid in maniera uniforme, con decisioni centralizzate, perché il virus, come abbiamo avuto modo di dire noi sindaci, non conosce confini amministrativi. Abbiamo avuto un rapporto diretto con i cittadini quando dovevamo convincerli a rispettare le restrizioni, un rapporto molto stretto quando abbiamo dovuto, grazie alla collaborazione delle associazioni, delle scuole, delle parrocchie, distribuire i buoni alimentari e aiutare le persone in difficoltà. Nella mia città erano 721 i volontari che si sono messi a disposizione per consegnare generi alimentari, per aiutare le persone che avevano bisogno di andare dal medico o di reperire medicine che venivano consegnate direttamente a casa.
Questo l'abbiamo fatto grazie a una rete di solidarietà che si è costruita all'interno delle nostre comunità, grazie, ripeto, ad associazioni, scuole e parrocchie che rappresentano la struttura portante delle nostre comunità insieme al terzo settore e al cosiddetto privato sociale. Ora arriva il momento di pensare alla ripartenza attraverso dei temi che noi sindaci avevamo elencato in un piano che avevamo chiamato Città Italia. Erano 10 temi che riguardavano i piccoli comuni, i comuni medi, i comuni più grandi per affrontare la ripartenza. E quei 10 temi hanno trovato riscontro prima nelle linee guida del PNRR e poi all'interno del PNRR stesso. Si parte dai piccoli comuni per evitare la prosecuzione dello spopolamento, anzi attuare politiche di contrasto allo spopolamento attraverso anche attività legate al turismo, alla cultura. E devo dire che con il ministro Franceschini abbiamo avuto un'interlocuzione positiva e anche con il nuovo ministro al turismo. La banda ultralarga è stato dimostrato proprio nel periodo del Covid che ci sono molti comuni, piccoli comuni delle aree interne, non solo del sud del nostro paese, dove non arriva la banda ultralarga, dove molti bambini non hanno potuto fare la didattica a distanza e dove molte aziende non possono collegarsi con il resto del mondo. Poi spesso ci riempiamo la bocca di internazionalizzazione, di competitività, ma se restiamo alla competitività, un'azienda che non ha la possibilità di collegarsi con la banda ultralarga è come chiedere, non lo so, al pilota di Formula 1 di gareggiare in pista con la vecchia Duna, non so se la ricordate, quell'automobile della Fiat. Credo che il paragone sia un paragone azzeccato. E poi la digitalizzazione, un altro tema previsto all'interno del PNRR che potrà aiutare i comuni a offrire dei servizi migliori, a rendere una città più inclusiva. Pensate ai servizi dell'anagrafe. Nella mia città, già 7 anni fa, ero diventato sindaco da poco, avevo acquisito un software molto importante che permetteva direttamente da casa di poter ottenere un certificato anagrafico, un certificato di nascita, un certificato di esistenza in vita. So che può sembrare strano, ma è un certificato anagrafico che esiste. Oppure collegarsi direttamente agli uffici comunali per ottenere un certificato urbanistico, mentre prima bisognava mettere, c'erano i geometri che dovevano sovrapporre il catastale con l'aerofotogrammetrico e con sotto il lucido del piano regolatore del comune per poter dare una certificazione, e ci volevano settimane. Oggi si può fare soltanto con un semplice click, però è anche vero che una cosa che non consideriamo mai e che abbiamo fatto finanziare col PNRR è che poi bisogna inserire i dati, perché fino al 1992 la stragrande maggioranza dei nostri comuni non utilizzava i database, e quindi oggi se vuoi stampare un certificato anagrafico per chi è nato dopo il 92 diventa semplice collegandosi direttamente a internet. Difficile è per chi è nato prima del 1992, perché i comuni non hanno le risorse per poter inserire i dati, quindi fare quell'attività di data entry. E quindi io, che come sindaco avevo 7 anni fa annunciato ai miei concittadini che finalmente avevamo un software che ci permetteva di stampare i certificati anagrafici, che era meglio rispetto ad avere un cugino che fosse dipendente del comune, perché prima bisognava utilizzare i parenti per ottenere le certificazioni, in realtà mi sono ritrovato a poter offrire quel servizio solo a una parte della popolazione. E poi ci sono temi legati all'inclusione, penso alle politiche scolastiche per i cosiddetti 0-6 per i bambini, la realizzazione degli asili nido, soprattutto in alcune parti del nostro paese, le scuole, la questione legata alla casa e quindi politiche per gli alloggi come la moratoria sugli sfratti, il limite agli aumenti degli affitti, l'aiuto per i titolari dei mutui, sono questioni che abbiamo posto al governo e che vorremmo finanziare col PNRR, a partire dal cosiddetto housing sociale, che ancora purtroppo non prende piede all'interno del nostro paese, in questa collaborazione che dovrebbe essere più semplice tra il pubblico e il privato. E poi c'è il tema delle periferie. Uno dei finanziamenti che i comuni del nostro paese, soprattutto quelli più grandi, stanno chiedendo attraverso la linea del PNRR è proprio quello
delle periferie. Abbiamo già avuto un'esperienza importante, 3 miliardi e 600 milioni di euro ottenuti qualche anno fa, che ci hanno permesso ai sindaci del nostro paese di fare delle operazioni di ricucitura, che non è solo una ricucitura urbanistica, è stata anche una ricucitura sociale. Provate a pensare alle vele di Scampia che sono state demolite a Napoli, pensate ai quartieri periferici di Palermo o a quello che è accaduto nella mia città attraverso la realizzazione di parchi, di giardini. Ho capito l'importanza degli spazi per la socializzazione, per creare una comunità di cura in contrapposizione a una comunità invece che si chiudeva in casa e vedeva l'altro come una sorta di nemico. L'ho capito quando sono diventato sindaco, ho inaugurato un piccolo giardino, ho incontrato due signore che sono venute verso di me e io pensavo mi volessero menare e avrebbero avuto tutte le ragioni, perché c'era solo una giostra e c'era una fila di bambini dietro quell'altalena. Invece le signore mi ringraziavano e io gli ho chiesto quel giorno: ma perché mi avete ringraziato? Perché mi ringraziate? C'è solo una giostra. Mi dicevano: perché per fortuna ci siamo conosciuti grazie a questo piccolo giardino. Io ho detto: abitate qui da qualche mese? No, abitiamo da 15 anni e non ci eravamo mai incontrati, nonostante abitiamo nel palazzo di fronte. Questo spazio per la socializzazione ci ha permesso di stare insieme. Ecco, i sindaci in questi anni hanno cercato di lavorare per creare spazi per la socializzazione, per creare quella che chiamiamo la comunità, per consolidare le comunità all'interno delle nostre città, ed è quello che vogliamo fare con i fondi del PNRR, con un paradigma, quello delle città sensibili, che è stato proposto dal professor Ratti, che interverrà dopo, che è stato rafforzato proprio nella fase post-pandemica, dove sicuramente le tecnologie senzienti devono essere in grado di rendere le città più sensibili al cambiamento e creare anche una reazione a questi cambiamenti. E anche lo scambio di informazioni tra i cittadini, l'utilizzo dei cosiddetti big data, un utilizzo consapevole e pubblico, ci devono aiutare soprattutto la politica locale, chi governa, a poter ascoltare tutti per affrontare questa sfida, che deve essere una sfida di carattere collettivo. Grazie sindaco. Io ringrazio per l'intervento e prendo tre parole per lasciare poi la parola all'architetto Ratti, tre concetti. Innanzitutto la città come laboratorio di innovazione, chiedo anche questo all'architetto Ratti: che cos'è che consente alle città dopo la crisi della pandemia di restare laboratori di innovazione? E poi gli altri due grandi aspetti interessanti che il sindaco ha evidenziato, quindi la necessità di politiche sociali, di politiche quindi inclusive, e la necessità di una aiutare, agevolare la socialità, spazi di socialità tra i cittadini. Mi sembrano tre provocazioni con cui passo la parola all'architetto Ratti, perché ci aiuti a riflettere sulle sfide che attendono le città nel dopo pandemia, a partire, ripeto, da questi interessanti provocazioni e sollecitazioni del sindaco De Caro. Non mi sono dimenticato di dire ai relatori, perché qua il tempo è tiranno, io e i relatori in presenza abbiamo davanti dei numeri che sfuggono, il fatto di avere anche tanti collegati, questa nuova modalità di fare incontro ci costringe però a essere molto attento ai tempi. Al sindaco non avevo detto nulla, ma mi ha un po' letto nel pensiero. Chiedo anche all'architetto Ratti di aiutarci in questa riflessione, cercando di rimanere nei 12 minuti, per poi magari fare un rapidissimo secondo giro se ce la facciamo. Grazie ancora per la sua partecipazione. A lei la parola, architetto. Grazie mille. Cercherò anche di essere più veloce, così abbiamo più tempo poi per la discussione alla fine. Beh, innanzitutto anch'io mi sarebbe piaciuto molto essere con voi in presenza, spero di tornare, ero con voi qualche anno fa, spero di tornare nei prossimi anni. Ma molti temi sul tavolo. Partiamo dal primo, quello della città come laboratorio appunto di innovazione di cui si parlava poc'anzi. Io credo che ci sia qualcosa di molto interessante che abbiamo imparato nei mesi della pandemia.
Ecco, le città spesso lavorano andando a vedere best practices, cioè quali sono gli esperimenti di successo del passato. Le città, spesso anche le grandi aziende, ma facendo quello si innova di solito poco, si guarda al passato come modello e in qualche modo blocchiamo il futuro nelle lezioni che abbiamo preso in passato. Col Covid le città si sono trovate di fronte a una condizione nuova, una condizione possiamo dire inedita, in cui non c'erano modelli da seguire. E quindi si è fatta moltissima innovazione in modo diverso, quello che in inglese potremmo chiamare trial and error, prove d'errore. Pensiamo a Milano, una delle prime grandi città colpite dal Covid, che poi ha fatto fuori dalla Cina, che poi ha fatto scuola un po'. L'approccio di Milano è stato quello, proseguito appunto da Parigi, da Madrid, da altre città, di provare a trasformare velocemente magari la mobilità. Pensiamo a Parigi, dove Rue de Rivoli, che era una volta un'autostrada in bagno, è stata trasformata in tre corsie dedicate solo a pedoni, biciclette e traffico molto leggero o elettrico. E allora, insomma, di provare grandi cambiamenti, alcuni progetti che magari erano stati in discussione per anni, sono stati realizzati in poche settimane, e poi vedere quello che funzionava. Ecco, io credo che questo meccanismo che è un po' simile a quello di cui parlava Schumpeter, il grande economista, per quanto riguarda il processo di distruzione creativa in generale nella nostra società. Ecco, questo meccanismo per le città credo sia qualcosa di molto nuovo e qualcosa che spero che continui dopo il Covid, perché proprio ci permette di trasformare la città, come si diceva, in un laboratorio in cui si innova di più, in cui si possono provare tante soluzioni. Pensiamo al traffico, pensiamo all'urbanistica, pensiamo altri tipi di soluzioni, e poi in qualche modo aggiustare il tiro se necessario. È qualcosa di simile a quello che fa la natura, se volete, che prova tante soluzioni, l'evoluzione naturale, e poi ci permette appunto di vedere quelle che funzionano meglio. Ecco, questo meccanismo penso che sia qualcosa di molto importante. Milano è stata una delle prime grandi città nel mondo ad applicarlo, ha poi fatto scuola in Europa e in altre parti del pianeta, ed è qualcosa su cui tra l'altro stiamo lavorando con diverse città a livello di World Economic Forum, proprio per far sì che questo approccio all'innovazione urbana continui anche dopo. Beh, se questo è qualcosa di metodologico legato appunto a come fare innovazione nelle città, dopo vengono i grandi temi. I grandi temi sono quelli di cui si è già accennato, quindi il tema sociale, come fare in modo che la città sia una città di inclusione, non una città che appunto per gentrificazione o altri motivi tende a creare nuove fratture, oppure anche i temi legati oggi al rapporto tra la casa e l'ufficio. E quindi tocchiamo velocemente entrambi. Il primo, quello sociale, è un tema fondamentale, è un tema che si può essere visto in molti modi. Ecco, quello che ci raccontava il sindaco prima è molto bello, legato a big data, i grandi dati, come i dati ci possono permettere di capire meglio la città. Anche nel caso delle fratture sociali, per esempio, stanno lavorando a Stoccolma utilizzando i dati dei telefonini cellulari, i dati delle api, i dati di Twitter e altri dati di social network, per cercare di capire, appunto, di leggere queste fratture ormai invisibili nella città. Insomma, non è più il ghetto, quel quartiere di Venezia da cui viene la parola ghetto, visibile e diviso fisicamente, però ancora oggi abbiamo tanti ghetti molto leggeri, dei ghetti invisibili nella nostra città, e sono quelli che dobbiamo assolutamente cercare di leggere, di descrivere, di capire, per poi riuscire ad andare con politiche di integrazione, andare a capire come appunto far sì che la città funzioni sempre come un organismo coeso. E quello che vediamo a Stoccolma è che molte di queste fratture latenti della città sono effettivamente sanabili con delle politiche appropriate. Il secondo punto che dicevamo è poi quello di un'altra divisione, che è la divisione nelle nostre vite, nel rapporto tra casa e ufficio, e dell'impatto che questa avrà nel lungo periodo. Sappiamo ormai che quello che si diceva un anno fa tutti pensavano che il lavoro sarebbe stato solo più virtuale, e questo sarebbe stata la rinascita delle piccole città o dei borghi. I borghi italiani sono bellissimi, ma come è già stato detto poco fa, in ogni caso la forza che ci porta verso le città, la forza dell'urbanizzazione, è qualcosa di,
molto più forte di qualsiasi pandemia, potremmo dire. Le nostre società hanno vissuto attraverso pandemie simili o più devastanti in passato, in qualche modo sono sempre riprese per questa forza magnetica che fa sì che ci vogliamo trovarci insieme in città per far sì che insieme possiamo essere più di ciascuno di noi individualmente. Allora, quindi la cosa che sappiamo oggi è quelle prime letture erano un po' affrettate. Oggi sappiamo che in realtà tornare in ufficio sarà importante, magari non tutta la settimana, solo uno, due o tre giorni a settimana, ma comunque nell'incontro fisico avviene molta della ricchezza, lo stesso motivo per cui, ecco, tutti voi siete oggi chiedi di persona a Rimini, siete voi nello stesso spazio, nello spazio avvengono quelle conversazioni inaspettate che sono quelle che arricchiscono moltissimo le nostre vite. E quindi torneremo ai nostri uffici, probabilmente non tutta la settimana, e ciononostante dovremo ripensare un po' l'organizzazione urbana proprio per far sì che questo nuovo modo di vivere e lavorare, magari con uno, due o tre giorni di smart working, possa realizzarsi al meglio. E da questo punto di vista ci sono molti, di nuovo possiamo parlare di test, un po' come prima, legati all'innovazione urbana. Noi stiamo lavorando su a diversi progetti a Parigi, a Milano, a Singapore, oggi in varie altre città in giro per il mondo, proprio per cercare di capire come nuovi spazi pubblici in particolare e poi come proprio l'organizzazione interna dei nostri uffici, magari un po' più piccoli, un po' più socievoli, delle nostre case, se possibile, un po' più grandi, magari con quella stanza in più, che quella stanza in più che tutti sognavamo durante il Covid, quella che ci permette appunto di lavorare, di fare quelle cose da casa che una volta non facevamo da casa, facevamo in ufficio, ma che oggi sono spostate con questo nuovo modello ibrido. Ecco, quindi in qualche modo un periodo da questo punto di vista credo molto interessante per tutti, per chi progetta, ma anche per chiunque abiti una città e per chiunque si trovi di fronte a questi cambiamenti, a pensare come possiamo rimmaginare le nostre vite e di conseguenza lo spazio fisico che le contiene. Insomma, questo velocemente per questi tre temi, ma io sono un po' meno di 12 minuti, quindi fermo qui così abbiamo un po' più di tempo per parlare tutti insieme alla fine. E grazie ancora. Grazie. Grazie architetto, perché direi che ci ha dato anche un metodo di lavoro interessante, perché abbiamo visto che c'è una situazione di complessità, lei ci ha spiegato che c'è questa complessità della città, ci sono delle ferite, ci sono delle fratture. Ecco, l'esperienza di conoscenza e di studio, di approfondimento di queste fratture prima di un affrettato tentativo di risposta mi sembra un metodo molto interessante. E il secondo metodo è quello di invece, se ho capito bene, ma casomai poi architetto a questo punto forse ce la facciamo a fare un brevissimo secondo giro, forse questo dice un superamento definitivo del vecchio metodo pianificatorio, cioè non è più possibile pensare a una città zonizzata, pianificata, ma è necessario rischiare su una progettazione, rischiare naturalmente non in modo irragionevole, ma con un'esperienza di conoscenza e di studio come quella che lei ci ha descritto, ma superare i limiti della pianificazione astratta per cercare di affrontare i temi. E su queste sue sollecitazioni che ritengo molto interessanti, ripasso la parola alla politica, questa volta alla politica nazionale e alla politica europea. E anche qua uso il termine sfide, chiedo a Irene Tinaglia quali sono le sfide che attendono la politica rispetto allo sviluppo delle città che, come abbiamo sentito dai nostri primi due relatori, continuano a rappresentare, ma naturalmente attendo anche la sua opinione su questo, continuano a rappresentare un punto fondamentale per lo sviluppo del paese, senza nulla togliere alla bellezza dei nostri borghi, dei paesi, delle piccole città, ma il grande sviluppo, la grande innovazione passa sicuramente dalle città. E allora qual è il ruolo della politica? Certamente il PNR è un'opportunità grandissima, ma sicuramente questo non basta di per sé, è necessario riprendere una politica nazionale sulle città. Come, in che modo?
che cosa sta facendo l'Europa, perché impariamo appunto questa esperienza di conoscenza anche vedendo, e questo l'abbiamo invitata anche per la sua grande esperienza europea, che cosa sta succedendo in giro per il mondo sotto questo profilo. Grazie ancora per la sua partecipazione. Grazie. In presenza. Grazie, no, grazie a voi, e saluto Carlo Antonio in remoto, e spero di avere presto opportunità di vederci. Con Carlo ci vedevamo spessissimo tanti anni fa, perché prima della mia avventura politica mi occupavo tanto di economia urbana, e quindi tante conversazioni sulle città, sul futuro delle città. Io penso che adesso in Europa il piano del, che ora chiamiamo volgarmente il recovery, no? Il piano nazionale di ripresa e resilienza, recovery, in realtà dopo un po' di anni, dove ci dobbiamo dire la verità, i temi urbani nel dibattito politico nazionale erano un po' passati di moda, era venuta una grande entusiasmo negli anni 90, anche agli inizi del nuovo secolo, sul tema delle grandi città, delle rinascite urbane. Anche in Italia abbiamo avuto la rinascita di Torino, di tante anche città medie che crescevano, eccetera, e poi la mia sensazione è che poi pian piano queste tematiche si siano affievolite. Poi è arrivata la grande crisi, la grande recessione economica e finanziaria, quindi ci siamo trovati a dover fare i conti un po' in tutta Europa con problematiche di tipo diverso, poi sono esplosi sovranismi, nazionalismi, eccetera, insomma tutti i temi legati all'innovazione urbana, le città come motori di crescita, di innovazione, di creatività, di inclusione, si sono un po' persi. Credo invece che adesso sia il momento giusto per tornare a parlarne, perché gli obiettivi stessi che l'Unione Europea per prima si è posta con il piano di ripresa per l'Unione Europea sono obiettivi che avranno fortissimamente bisogno delle città, un grande radicamento urbano. Cioè, se noi pensiamo agli obiettivi di sostenibilità, di riduzione delle emissioni, di mobilità sostenibile, tutti questi elementi avranno bisogno di avere una, come dire, una sponda forte nelle città, perché è lì che noi potremo fare i progressi maggiori per il raggiungimento di questi obiettivi. E sono anche le realtà che noi abbiamo visto soffrire di più. Cioè, noi abbiamo visto soffrire tantissimo le città, grandi centri urbani che noi pensavamo ormai, come dire, quasi invincibili, grandi città d'arte, grandi poli di attrazione turistica, culturale, li abbiamo visti soffrire molto, e abbiamo visto l'impatto devastante che questo ha poi a cascata sull'economia, sulle famiglie, su tanti aspetti anche della nostra vita economica, sociale, eccetera. Quindi noi ora adesso abbiamo un compito enorme, quello di riuscire a ricostruire, a reindirizzare anche queste risorse per il raggiungimento di questi obiettivi. Però ecco, farlo, come diceva un po' anche Carlo Ratti, affrancandoci anche da modelli vecchi, ma consapevoli che abbiamo davanti delle sfide nuove, che abbiamo davanti, dobbiamo ricostruire dei modelli di città che noi stessi ancora non abbiamo proprio chiari al 100%, cioè non è costruire una casa Lego con le istruzioni, è esattamente così. Noi dovremo sapere leggere i dati del territorio, le nuove fratture economiche e sociali, perché anche questa, gli elementi di segregazione che avvengono, non è più soltanto e semplicemente grandi città versus piccole città oppure grandi città periferie, ma ci sono sacche a volte di segregazione anche all'interno di grandi aree metropolitane che prima non conoscevamo, a volte proprio da una strada all'altra. Quindi ci vuole davvero grande attenzione, e anche seguire quelle che saranno
le evoluzioni, perché non lo sappiamo con grande certezza la piega che prenderanno anche le dinamiche dei comportamenti delle persone, per esempio, no? Si è parlato nei mesi scorsi, lo ricordava appunto Carlo, che si pensava adesso le persone scapperanno dalle città perché tutti vogliono ritrovare la natura, la pandemia ci ha messo di fronte a, come dire, il desiderio di avere più spazi verdi, eccetera. In realtà al momento non sembra di vedere in maniera massiccia questo tipo di esodo, magari si è visto e si vede se si guarda il mercato immobiliare, per esempio alcune aree non della, diciamo, non proprio centralissime, che avevano dei costi al metro quadro più bassi, che stanno crescendo. Ora io penso anche al mercato immobiliare milanese, che è un po' particolare, perché magari le persone si spostano non di tantissimo, ma quel poco che gli serve per potersi comprare la famosa casa con la stanza in più, come diceva. Però questo, dovremo seguirle queste dinamiche. Io per esempio penso che dovremo fare molta attenzione anche ad alcuni aspetti tipici dei grandi centri urbani, che sono legati agli spazi commerciali, agli spazi per uffici, su cui erano stati fatti enormi investimenti, e dovremo capire cosa succederà di questi spazi, se e come saranno riconvertiti, perché è possibile per esempio che il commercio al dettaglio subisca dei cambiamenti di tipo strutturale. Abbiamo visto anche in un paese come il nostro, che era un po' indietro, le impennate legate al commercio elettronico, che è molto cresciuto. Abbiamo visto quindi c'è un cambiamento di abitudini del consumo e della nostra vita quotidiana, che potrebbero in alcuni aspetti essere strutturali. Appunto, ci potrebbe essere minor uso di spazi per uffici, perché anche se si torna in ufficio, però magari non si torna in ufficio con la stessa intensità di prima. Quindi magari ci sono grandi società che prima avevano palazzi a decine di piani, che magari potranno voler razionalizzare e limitare il loro uso di spazio per uffici, che gli porta anche un sacco di risparmi. Che succede agli altri spazi? Cioè, noi queste cose ci dobbiamo interrogare. La mobilità sostenibile, come la decliniamo, come la utilizziamo per ridisegnare le nostre città? Quindi noi potremo vedere alcune forze, diciamo, che centrifughe, cioè che portano fuori dalle città magari delle attività di ufficio o commerciali, o le riducono, che prima c'erano, però potremmo vedere sostituire queste attività con attività che poi sono centripete, cioè attività ricreative, culturali, per cui magari potremmo riscoprire il valore e la voglia di nuove forme di attività ricreative, di socializzazione, che le grandi città ci danno e che ci sono mancate in questo anno e mezzo. E questo potrebbe essere agevolato anche dal fatto che magari aumenteremo le piste ciclabili, i parchi cittadini, quindi i centri delle città potrebbero per certi versi diventare ancora più attrattivi per alcune forme di attività di consumo ricreativo o di residenza. Però dobbiamo fare attenzione, perché questo tipo di dinamiche sono molto simili alle dinamiche che hanno portato 15-20 anni fa alle prime forme di gentrificazione e di espulsione, di esclusione dai centri delle città di persone che a un certo punto non riescono neanche più a permettersele. Perché quando tu crei dei centri urbani molto attrattivi, sostenibili, verdi, con tutte le attività, tipicamente si impennano i prezzi e quindi diventano molto esclusivi e si creano nuove forme di esclusione e di segregazione. Quindi io credo che dovremmo fare molta attenzione a monitorare questi flussi e a saper quindi disegnare, pensandoci in anticipo un minimo, quello che può accadere quando noi andiamo a ridisegnare le nuove reti di mobilità sostenibile, metropolitane leggere o nuovi parchi, perché dobbiamo farlo in un modo inclusivo e che possa prevedere, prevenire nuove forme di segregazione che abbiamo già visto in passato e che non possiamo e non vogliamo ripetere. Abbiamo le risorse, abbiamo, diciamo, anche una visione di obiettivi come quelli della sostenibilità, della digitalizzazione, quindi ora secondo me quello che serve è la capacità di lavorare insieme, perché molto spesso la difficoltà è stata un po' anche quella di saper coordinare diversi livelli amministrativi e rispondere in maniera rapida a livello nazionale,
nazionale, regionale e locale, perché poi alla fine, ecco, su questo De Caro ci ha portato esempi molto concreti di cosa significa poi portare sui territori il cambiamento, l'innovazione, l'inclusione, la capacità di riorganizzare una città. Banalmente parlavamo ora della riconversione degli spazi. Vengo da una cittadina di mare dall'altro lato dell'Italia, dove adesso c'è il dramma di tante, era una cittadina di mare tipica italiana con poche, diciamo, molte piccole medie pensioni hotel, che ovviamente nell'ultimo anno e mezzo molte non hanno retto perché non avevano la capacità economica finanziaria per reggere. Il dramma di queste piccole realtà è che adesso stanno provando a vendere, non riescono neanche a vendere, perché i grandi gruppi non sono interessati a comprarsi un hotel da 15 camere, non fanno un investimento di quelle dimensioni. Non si può riconvertire facilmente in residenziale, credo che De Caro sappia benissimo cosa significhi fare una riconversione in destinazione d'uso, e quindi quelle restano lì, e quindi qua ci sono intere famiglie, tessuti economici, produttivi che stanno collassando e che avrebbero bisogno di una risposta molto rapida, non complessa ma rapida, e quindi noi dovremo avere non solo la grande visione, ma anche la concretezza di saper intervenire in tempi rapidi nei meccanismi e nei processi che servono. Grazie. Bene, dopo tutto quello che abbiamo sentito, chiedo a Giuseppe Bonomi, anche qua Irene Tinaglia ha parlato di un lavoro e ha usato più volte la parola cambiamento, quindi ci aspetta tempi di grandi cambiamenti. E allora chiedo a lui che cosa vuol dire in questo momento seguire una rigenerazione urbana importante. Stiamo parlando, sembra ricordare, 1,5 milioni di metri quadri, quindi una delle più grandi aree di riqualificazione forse in Europa, sicuramente in Italia, ma forse in Europa. Cosa vuol dire rigenerare un territorio ai confini di Milano, quindi fuori dal confine milanese? Per chi è di Milano sa che questo è un aspetto non formale, dentro questo periodo di cambiamento, dopo la pandemia, quali sono i punti di riferimento con cui voi state facendo questa, che anche questa definisco una sfida? Beh, innanzitutto grazie dell'invito e grazie dello stimolo che mi hai appena dato. Ma potrei rispondere dicendo che bisogna essere appassionati da una parte e visionari da un'altra. Però provo a scendere un po' nel particolare. Innanzitutto è il più grande progetto, quello che sto seguendo, di bonifica eseguito da un soggetto privato in Italia e in Europa. E questo già dice lunga sulla genesi di un piano di rigenerazione di un'area che per oltre un secolo è stata caratterizzata dalla presenza di un'industria pesante. Molti degli stimoli intellettuali che ho sentito da chi mi ha preceduto sembrerebbero quasi cozzare con l'esigenza di chi fa un mestiere forse più prosaico come il mio, che è quello di far quadrare i conti tutti i giorni. In realtà non è così. In realtà non è così, perché io sono reduce, ho incrociato l'architetto Ratti nella mia precedente esperienza in Mind, e ad esempio a proposito del bisogno di socialità, di cui secondo me la pandemia è stato semplicemente un detonatore, ma era un bisogno già presente, ben presente nella nostra società, e quindi l'esigenza di progettare spazi che possano facilitare la creazione di nuove comunità, l'architetto Ratti l'aveva già introdotto nel master plan di Mind, dove, quando aveva elaborato quel concetto di common ground, ovvero di spazi, i piani terreni di tutti gli edifici destinati, anche quelli privati, destinati a essere fruibili pubblicamente dal pubblico, questo proprio al fine di creare nuovi spazi. È quello che stiamo anche facendo a Milano Sesto, in una progettazione certamente più complessa, ma che ha, per provare a congiungere le due più recenti mie esperienze professionali, ha un minimo comune denominatore, cioè un partenariato, per così dire, tra pubblico e privato.
Come in Mind vi era stato un forte investimento pubblico sulla fondazione e poi sul progetto Human Technopole. In Milano VI c'è stato e c'è un forte finanziamento pubblico legato alla realizzazione della cosiddetta città della salute e della ricerca, ovvero di nuovi plessi ospedalieri in sostituzione di plessi ospedalieri oggi gestiti da due importanti fondazioni IRCCS pubbliche a Milano, l'Istituto Nazionale Tumori e l'Istituto Besta, che versano invece gli attuali fabbricati in condizioni di fatiscenza. Accanto a questo investimento pubblico, che certamente non è stato e non sarà prevalente rispetto all'investimento complessivo di attuazione del piano di sviluppo, si è accompagnato l'interesse di investitori privati importanti, di grande rilevanza sul panorama internazionale. In Milano VI io sono stato, se volete, anche fortunato, perché appena nominato si è palesato un interesse che poi si è concretizzato da parte di uno dei più grandi investitori sul mercato immobiliare nel mondo, che è Heinz, che come sapete aveva già avuto un trascorso nella città di Milano molto importante. Oggi si riaffaccia, negli ultimi anni in realtà si è riaffacciato sul mercato italiano e in particolare milanese, con nuovi modelli di sviluppo che noi vorremmo appunto provare a introdurre nel nostro piano di rigenerazione. Innanzitutto sentivo parlare di periferie. Ecco, io sinceramente, forse anche perché sono di parte, faccio un po' fatica oggi a connotare il termine periferie. Faccio l'esempio proprio dell'area di Milano VI. Se si potesse immaginare un'aerofotogrammetria di un sistema urbano, di un ampio sistema territoriale, voi vedreste un unico tessuto urbano che da Milano va fino a Monza, senza soluzione di continuità. L'unica discontinuità è rappresentata dai confini politici, ma non dal punto di vista urbanistico. Ecco, in mezzo a questo tessuto urbano c'è quella che io chiamo una ferita, che è rappresentata dalla nostra area. Ferita perché è una ferita che si è generata per effetto della dismissione di un'attività produttiva che, ribadisco, insisteva sull'area da oltre un secolo. Perché appassionati, perché visionari, perché ricucire una ferita di questo genere non è semplice. Allora, una prima nostra idea, condivisa, anzi portata avanti dal nostro investitore, ma da noi fortemente condivisa, è quella di partire da un'offerta di servizi e non da un'offerta di spazi, non da un'offerta di volumi. Certamente i volumi sono importanti, anche perché, come dicevo prima, alla fine i numeri devono quadrare e altrimenti i piani di rigenerazione non si realizzano, e quindi occorre certamente una grande attenzione alla possibilità di ritorno degli investitori, però con modelli, magari anche un modello di nuova offerta residenziale, più legati alla locazione che alla vendita. E questo secondo me è un altro elemento di visionarietà, ma che tutto sommato troverà, io sono convinto, elementi di concretezza sul nostro mercato. D'altra parte, se siamo passati in pochi decenni dalla mia generazione, che è ancora quella della carta carbone, alla generazione Alexa, io credo che sia altrettanto possibile immaginare di attenuare il mito che è soprattutto presente nel nostro paese, che è quello della cosiddetta casa di proprietà. Non dico che non ci dovrà più essere, ma certamente non sarà più considerata come un must come l'ha considerata la mia generazione e la generazione che l'hanno preceduta. E quindi quello di rivolgersi a un mercato delle locazioni con una gestione dei building da parte dello stesso sviluppatore o da soggetti ovviamente dello stesso individuati, mi pare francamente un modello nuovo di porci rispetto al mercato immobiliare. Perché dicevo faccio fatica a parlare di periferie? Perché le periferie, per come le intendiamo noi, sono state generate, diciamocelo chiaramente, da una serie di errori che le politiche urbanistiche degli ultimi decenni del secolo scorso hanno introdotto.
tutte basate sulla quantità e raramente basate sulla qualità, che hanno generato poi dei disagi sociali che oggi stiamo cercando di colmare anche con questi piani di rigenerazione. Vedo che devo fermarmi dallo scandire del tempo. Grazie innanzitutto. Ma a questo punto però provo ad approfittare per fare una domanda velocissima di mezzo minuto a ciascuno di voi. Ricomincio dal Sindaco De Caro. L'esperienza che ci ha raccontato adesso Giuseppe Bonomi è molto interessante. Pensiamo, e mi sembra che applichi e attui un po' quell'invito che diceva l'architetto Ratti, cioè proviamo a rischiare su un modello, la locazione per esempio, che in Italia riguarda sempre una minoranza delle famiglie, che potrebbe diventare una sfida. Allora su questo, Sindaco, ma proprio mezzo minuto, come cambierà il rapporto pubblico-privato rispetto alle sfide che ci attendono? Perché una delle obiezioni che ci sono è che il pubblico spesso non aiuta e non agevola questa velocità del cambiamento. Proprio una battuta, grazie Sindaco. Io spero che cambi in maniera positiva. Nella mia città ho ereditato esempi positivi di rapporto tra pubblico e privato. C'è stata data la possibilità di fare anche delle varianti dello strumento urbanistico e in quelle zone che chiamavamo zone periferiche, che erano stati costruiti, come è stato detto prima, tanti anni fa, solo per dare opportunità di abitazioni ai cittadini, senza costruire servizi, senza gli spazi per la socializzazione. Abbiamo portato servizi a spazi di socializzazione grazie all'intervento del privato. Abbiamo lavorato con alcuni piani regionali che hanno degli acronimi improponibili, il PIRP, il PIRU, i PRU, i PRUST, sono degli acronimi che riguardano delle pianificazioni che sono state fatte tra il pubblico e il privato. E il privato ha avuto ovviamente il proprio interesse anche dal punto di vista economico, il pubblico ha potuto realizzare anche alloggi popolari e di qualificazione di zone che soprattutto in un periodo particolare della vita del nostro paese non avremmo potuto riqualificare perché non c'erano le risorse. Ricorderete che fino a qualche anno fa era impossibile poter pensare a ottenere delle risorse perché c'era il cosiddetto patto di stabilità e già a settembre tutti i comuni dovevano chiudere la cassaforte perché si bloccavano le spese. Credo che il futuro di questo paese sarà deciso anche dalla collaborazione tra il pubblico e il privato. La sfida va fatta in maniera collettiva, come dicevo prima. Grazie. Architetto Ratti, chi saranno i protagonisti di questo cambiamento delle città? Quindi non solo la politica, i cittadini, chi saranno questi protagonisti? Anche a lei una battuta, è un minuto. Una battuta, direi allora, spesso in inglese si dice PPP, which is Public-Private Partnerships, quindi le partnership tra pubblico e privato. Aggiungerei un'altra P, che sono people, le persone, quindi mettendo insieme appunto i cittadini, pubblico e privato, tutti insieme per immaginare la città di domani. Grazie. Giuseppe Bonomi, e poi un'ultima battuta anche Irene Tinaglia. È interessante quella questione che dicevi sul superamento dei confini della città. Ecco, come questa esperienza di Sesto aiuta a superare i confini formali della città e aiuta anche a fare la città metropolitana, che è una delle cose che nel nostro paese non si sono viste? Beh, io spero che lo aiuti. Bisogna superare un po' un retaggio culturale che esiste soprattutto nelle città. Io mi riferisco alla mia città, a Milano, senz'altro esiste, secondo cui esistono dei confini fisici ma inesistenti, come dicevo, della città. Io credo che una sapiente e spericolata progettazione come quella a cui accennavamo tutti poco fa sia lo strumento per poter vincere questa resistenza, eccetera. Oltretutto io credo che l'amplificazione di alcuni bisogni derivante dai vari lockdown, ovvero l'assoluta esigenza di avere verde, eccetera, ecco, ovviamente possono essere meglio soddisfatti in aree che oggi possiamo definire marginali rispetto a quella della città. Noi abbiamo, per esempio, andremo a realizzare un parco urbano di 45 ettari che per noi rappresenta una risorsa formidabile anche ai fini del mercato immobiliare. Grazie. E Irene Tinagli, la conclusione, quali sono
i punti fondamentali di una politica nazionale che torni a occuparsi degli aspetti urbani, delle città, che come giustamente ha detto lei negli ultimi anni è stato un po' abbandonato. Se deve dirci due punti importanti e fondamentali di una politica nazionale sulle città. Oddio, in una battuta è difficile. Io mi auguro intanto che si prenda consapevolezza, che si ricominci anche a studiare, a approfondire, a raccogliere dati, come diceva prima Ratti. Io sono piena di pubblicazioni, approfondimenti, ricerche di un po' di anni fa, ne parlavamo prima, mi mancano ricerche sistematiche, approfondite, che facciano uso anche dei nuovi dati che potrebbero essere disponibili negli ultimi anni e che ci possano aiutare in Italia a capire le dinamiche demografiche e urbane, e noi dovremmo cominciare anche a studiare a capire le nostre città e a concentrare lì i nostri sforzi, perché la maggioranza dei nostri cittadini vivono lì e noi dobbiamo farlo pensando a non tanto alla città ma alla qualità della vita delle persone che vivono lì e progettare avendo questo in mente, pensando: ma se io vivessi lì come lo vorrei? Cosa servirebbe per vivere bene? Ecco, l'accesso ai servizi, lo parlavamo prima, l'inclusione, la bellezza, la cultura. Queste sono tutte cose che vanno progettate insieme, però bisogna farlo con consapevolezza, avendo dati a disposizione e anche con un po' di cuore, perché nelle città ce n'è molto bisogno, perché dove ci sono le persone bisogna farlo anche con questo spirito. Grazie. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a voi. Sacrifico assolutamente la mia sintesi, ma ho preferito fare questo secondo giro che mi è sembrato interessante. Ci attende un lavoro interessante, come ci ha ricordato adesso Irene Tinaglia, un lavoro di studio. Ci attendono sfide del cambiamento, progetti, ipotesi, e ci attende una grande stagione di collaborazione pubblico-privato. Grazie a tutti voi. Ricordo che incontri come questo, il meeting ed altro, non sarebbe possibile questa esperienza senza i volontari, e li ringraziamo che sono qua tra di noi, ma senza anche la possibilità di donare e di aiutare il meeting. Quindi intorno nei padiglioni troverete delle persone con una maglietta rossa, dona qui, e lì potete avvicinarvi o donare. Per coloro che ci seguono invece da remoto possono seguire le istruzioni per poter donare, per poter far sì che questa esperienza continui e che anche l'anno prossimo ci troveremo a parlare di città, avendo fatto degli ulteriori passi avanti. Grazie ancora a tutti, buona serata. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme.
Romagna, finalmente un sorriso. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Finalmente un sorriso.